La mia candidatura segue un lavoro di 5 anni che ho fatto all'interno della CIAVA, dove ero già rappresentante del mio territorio, quindi l'Unione Montana Valle Susa, e che mi ha consentito ovviamente di conoscere tutte le varie persone, rappresentanti dei territori, tutti i vari enti che fanno parte della CIAV. Per cui diciamo che la candidatura arriva con un senso di continuità, ma anche un senso di alternanza, visto che sostituisco il vicepresidente precedente, Marocco, che proveniva da una zona diversa, quindi dalla zona del Pinerolese. La sfida che ci aspetta è notevole, perché vuol dire mettere in sinergia tanti territori, tanti enti diversi, con anche magari regole e legislazioni differenti tra Italia e Francia, per riuscire a valorizzare al massimo i nostri territori montani, che hanno determinate necessità, determinate fragilità, non semplici, non tutte omogenee, quindi sarà un grande lavoro, però ce la metterò tutta, e ovviamente nel poter essere un vicepresidente porterò anche avanti le istanze del territorio della Val di Susa, che si sta lanciando moltissimo sullo sviluppo del turismo legato agli sport all'aria aperta, soprattutto alla bicicletta, cosa che si completa perfettamente in quelle che sono le logiche del PITER, che è quel progetto transfrontaliero che abbiamo preparato nei 5 anni precedenti, e anche nelle visioni future che sono comuni sia all'Italia che alla Francia, entrambi molto interessati sul discorso della mobilità sostenibile e di uno sviluppo turistico che passa anche dall'uso della bicicletta.